Negli ultimi giorni abbiamo visto la borsa bruciare miliardi di valore azionario del Monte dei Paschi di Siena e di altre banche italiane per effetto della notizia di un'indagine conoscitiva sui crediti deteriorati delle banche italiane da parte della Banca Centrale Europea. Perché c'è stato questo crollo? Proprio perché a novembre, a seguito del decreto salva banche, le quattro banche di credito cooperativo, le casse di risparmio, tra cui anche quella dell'Etruria, hanno subito delle perdite enormi che poi sono state ribaltate sugli obbligazionisti e sugli azionisti. A novembre il decreto salva banche ha imposto una svalutazione a queste banche fino al 17,5% del valore nominale delle obbligazioni deteriorate, imponendo anche una ricapitalizzazione. In pratica quello che è successo è che mentre precedentemente gli Stati europei potevano impegnarsi nel cosiddetto bailout, ovvero in un salvataggio con soldi pubblici delle banche in difficoltà, oggi a seguito di direttive molto precise da parte dell'Unione Europea si è passati al cosiddetto bail-in. Il bail-in si sostanzia praticamente nell'assunzione delle perdite da parte degli obbligazionisti e degli azionisti delle banche. Quindi, visto che in Italia abbiamo all'incirca 350 miliardi di crediti deteriorati, si paventava che le banche, a seguito di questa indagine conoscitiva della BCE, avrebbero ricevuto la richiesta di una svalutazione dei crediti deteriorati che sarebbero stati ascritti a bilancio per circa 40 miliardi. Quindi ci sarebbero state delle perdite pari all'incirca 40 miliardi. Il problema, come dicevo prima, però non è soltanto italiano, non è soltanto relativo alle decisioni infauste prese dal governo Renzi col decreto salvabanche. Il problema è relativo ai processi di integrazione europea e in particolar modo al processo di integrazione finanziaria che porterà a partire dai prossimi anni alla fondazione della cosiddetta Union Capital Market, ovvero Unione del Mercato Finanziario Europeo. Questo mercato finanziario europeo è collegato ai processi di globalizzazione perché in qualche modo un mercato finanziario europeo deve facilitare il processo di ristrutturazione delle imprese europee e in pratica del processo di accumulazione capitalistico a favore del grande capitale finanziario transnazionale e a danno dei piccoli risparmiatori. Qual è l'obiettivo della costituzione di un mercato finanziario a livello continentale? Innanzitutto è aumentare le dimensioni delle imprese europee, in particolar modo delle imprese italiane, che non hanno le dimensioni sufficienti a contrastare la concorrenza delle imprese giapponesi, statunitensi e di altre aree del mondo. In secondo luogo, permettere l'internazionalizzazione di queste imprese e in terzo luogo permettere i processi di fusione e acquisizione delle imprese a livello cross country, cioè a livello internazionale. Avere mercati finanziari vuol dire avere la possibilità di accedere ad ampie fonti di finanziamento. Cosa succede in Italia? Cioè in che modo in Italia questo processo è stato implementato? È stato implementato praticamente imponendo la fine del cosiddetto bancocentrismo, cioè la fine di un sistema che aveva le banche al centro del finanziamento delle imprese. Questo passaggio dal bancocentrismo al mercato finanziario impone il passaggio alle imprese dal capitale di prestito al capitale di equity o capitale proprio, cioè le imprese si finanzieranno sempre di meno attraverso le banche e sempre di più attraverso il capitale proprio, cioè attraverso il capitale acquisito vendendo le proprie azioni e obbligazioni sui mercati finanziari, cioè in pratica attraverso la quotazione di borsa. Il problema in Italia è che le imprese sono poco quotate in borsa, sono poche le imprese quotate, tant'è vero che la capitalizzazione di borsa totale in Italia è pari ad appena il 35% del prodotto interno lordo,
mentre a livello medio europeo raggiunge il 65%, in Francia l'81%, in Gran Bretagna il 121%. Quindi bisogna sviluppare il mercato finanziario soprattutto in Italia. Come accade questo? In primo luogo accade spostando il risparmio dei cittadini dal debito pubblico ai mercati finanziari. L'attacco al debito pubblico, la riduzione dei tassi di interesse e quindi i tagli alle spese sociali, al welfare state, sono finalizzati anche a questo obiettivo, cioè all'obiettivo di ridurre i tassi di interesse e quindi permettere di spostare masse enormi di risparmio nazionale dal debito pubblico ai mercati finanziari, quindi mettendo a disposizione delle imprese una quantità di liquidità molto più ampia. Il secondo aspetto è la centralizzazione del settore bancario su pochi gruppi e soprattutto la trasformazione delle casse cooperative in società per azioni. Infatti quello che è accaduto recentemente con l'emersione dei crediti deteriorati è collegato anche alla trasformazione in società per azioni delle principali casse di risparmio italiane, che secondo l'obiettivo della Banca d'Italia e del Governo devono essere aggregate a gruppi bancari più grandi. L'altro aspetto che facilita appunto lo sviluppo dei mercati finanziari è la riforma della borsa. Quindi tutta una serie di riforme della normativa di borsa che facilitano appunto la quotazione in borsa delle imprese. Ecco Domenico, da studioso è sempre molto chiaro il tuo discorso, soprattutto molto approfondito. Volevo farti le ultime due domande a chiudere. Innanzitutto, se il fatto di avere Draghi lì dove sta il fatto che sia un italiano, cosa significa per l'Italia, oppure a quel livello un ingranaggio vale l'altro? Questo da te volevo sapere. E in secondo, a chiudere, appunto, torno sui risparmiatori, un commento anche breve, semplice, insomma, non ci si può far niente, cioè interessi alti significa fregatura, basterebbe saperlo, però magari saperlo bene. Allora, in primo luogo Draghi, fra l'altro proviene da Goldman Sachs, è un funzionario del capitale a livello internazionale, quindi sicuramente non fa gli interessi dell'Italia intesa come società, come lavoratori, sicuramente fa gli interessi del grande capitale italiano. Quindi l'operazione di costruzione di un mercato finanziario a livello europeo che dovrebbe portare il capitale finanziario, il livello di capitalizzazione di borsa europea a livelli americani, che adesso sono 2-3 volte superiori a quelli europei, sta all'interno di un processo di trasformazione del capitale europeo e italiano in funzione della internazionalizzazione. Quindi sopravvivono poche aziende grandi, medie, collegate appunto alle grandi, orientate in gran parte verso le esportazioni, proprio perché l'interesse oggi non è verso lo sviluppo del PIL domestico, ma è verso il permettere alle grandi imprese di fare fusioni, acquisizioni e quindi economie di scala a livello internazionale. Per quanto riguarda i cittadini, è evidente che ci sono state dei comportamenti da sanzionare duramente da parte dei funzionari delle banche interessate, che non hanno avvertito del pericolo e della rischiosità delle obbligazioni che venivano vendute. Questa è una pratica purtroppo diffusa che i sindacati dei bancari hanno denunciato più volte e a cui i dipendenti stessi delle banche sono obbligati proprio dalle direzioni delle banche. Io credo che il problema oggi debba essere risolto ritornando a un sistema in parte pubblico delle banche. Le proposte che noi possiamo avanzare sono di tre tipi. In primo luogo, rispetto al Monte dei Paschi di Siena, che è una delle banche più in difficoltà, penso che bisogna prendere in esame la nazionalizzazione di questa banca. In secondo luogo bisogna prendere in esame la possibilità
di ricostituire un polo creditizio pubblico, come era un tempo, perché un tempo la maggior parte delle banche erano sotto il controllo pubblico, e infine bisogna realizzare un fondo pubblico di gestione dei crediti deteriorati sotto la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, con un'attenzione specifica agli interessi popolari e delle piccole imprese. Fra l'altro bisogna dire che mentre un tempo gran parte dei lavoratori italiani investivano i loro risparmi nel debito pubblico che era garantito dallo Stato, oggi sempre di più, e questa, come ho detto prima, sarà la tendenza più forte, questo risparmio dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati verrà diretto verso obbligazioni e azioni private. Questo comporta sicuramente un maggiore rischio, al di là della disonestà delle banche dei singoli funzionari. Il problema di fondo è appunto che oggi il lavoratore viene posto in contraddizione con se stesso, quindi da una parte il lavoratore dovrebbe lottare per difendere i suoi interessi contro il capitale, dall'altra parte, in quanto risparmiatore e investitore in obbligazioni e azioni, è, come dire, cooptato all'interno degli interessi del capitale. Quindi diciamo che il capitale non solo finanziario ma anche quello industriale, è riuscito in qualche modo a effettuare una quadratura del cerchio, cioè riuscire ad attaccare il salario e nello stesso tempo ricondurre i prestiti del lavoratore sotto il suo controllo, mettendo in contraddizione gli interessi del lavoratore con quelli del lavoratore stesso come risparmiatore. Per questa ragione ritengo che bisogna ritornare a un impegno veramente pubblico dello Stato rispetto alle banche, e ritornare indietro anche rispetto a tutti i processi di liberalizzazione e privatizzazione che, fra l'altro, attraverso l'abrogazione della legge del 1936, che imponeva appunto alle banche di separare l'attività di raccolta del denaro da quella dell'investimento in titoli, azioni e obbligazioni, ha poi creato tutta una serie di problemi e di scandali, come quello non solo di Banca Etruria, ma anche come Parmalat e altri ancora in Italia e all'estero.